tutto FOP. Il bar sport della Novitero su Bro. La nobiltà rosso-blu oggi si è fatta sentire, una parola loro. Sono meravigliosi per me, ci siamo dappertutto. A tutti i tifosi del FOP Padretti, invito per vederci noi. Noi siamo bellissime e bravissime, quindi venite a vederci. Buonasera. Niente, io devo semplicemente dire alcune cose dalla partita di ieri. Sono contento che la FOP ha vinto 3-1. Niente, speriamo che recuperi alla svelta la scolosca del piccolo infortunio che ha avuto ieri. E adesso sotto chi tocca nelle prossime partite. Domenica Novara che ieri ha vinto 3-2. Novara ha tesserato la Barcellini, è una bella squadra Novara, bella Barun e compagni. Poi abbiamo due trasferte al sabato notturna, diretta televisiva, Modena e Busto. Non ho altro da dire, buona continuazione. A tutti, sono contento per la vittoria di ieri della FOP, anche se c'è stato l'incidente a Scovosca, sperando che non sia niente di grave, in augurio di una prontissima guarigione a Cassia, anche se beh, ci sono stati dei, come si dice, dei piccoli ancora dei problemi, però importante è stata tenuta mentale. Vabbè, non fa niente se abbiamo mai vinto un 3-0, l'importante è vincere le partite. Dopo possiamo anche si può vincere anche un scudetto senza mai vincere 3-0, per questo chiaro. Comunque poi noi dobbiamo essere sempre vicini alla squadra, sempre. I commenti pesanti delle ultime settimane mi sono piaciuti e non mi vanno proprio moltissimo, giustamente. Poi comunque un plauso particolare alla nobiltà, comunque, che sempre dall'inizio alla fine sempre a sostenere la squadra fino alla fine. E anche il pubblico ieri mi è piaciuto di più, anche se non mi è piaciuto quando giustamente l'ampio gesto di stizza all'errore della Mori. Bisogna essere vicino, poverina, se per caso dovesse giocare c'è bisogno del nostro sostegno in caso di bisogno. Non ci siamo mai visto con la Scovrosca cos'è successo, che allora siamo vicini. Adesso ci aspettano le partite difficili dove non preteniamo il 3-0, incitare sperando per portare le città e le ragazze, per portarle alla vittoria, perché poi la speranza di tutti è arrivare a primavera a magari
vendicare la sconfitta amara della Supercoppa a Conegliano. Un saluto a tutti, sperando di avere nel frattempo belle notizie riguardo a Skovronska, e sempre forza Foppa. E si ricordo a tutti che Bergamask al posto di Dubal gena 3. Ciao. Per partecipare a Tutto Foppa, inviate i vostri messaggi vocali con WhatsApp al numero 320 1951 740. Saranno raccolti e trasmessi nella prossima puntata.